Eccoci qua, cari amici, ci siamo. Io sono in diretta dal Casinò di Malta per Tristice, una giornata particolare. Rimarrò con voi pochi minuti perché poi mi attendono tante dirette per un torneo di poker bellissimo da mezzo milione di montepremi garantito. Con me, ovviamente, Max Cocchi. Tra poco vedremo apparire anche Luigi Balduini, che ho visto che era già collegato. Però è il tempo per salutarvi, poi vi lascerò in compagnia di Max e Luigi. Però credo che ci siano tante cose da dire. Ovviamente sulla Virtus, una Virtus che ha perso in casa con Pistoia con un quarto-quarto da 32 a 10 di parziale veramente devastante, una Fortitudo che ha vinto e ha preso anche un nuovo giocatore che è Marco Giuri. Allora, Max, vado da te, partiamo Sì. subito dalla sconfitta della Virtus perché ovviamente è quella che tiene banco in vista però anche del match di domani con Milano. Sì, sconfitta che va solo letta dal punto di vista mentale, non ha una spiegazione tecnica e non ce l'ha, non, e non lo ha neppure fisica, cioè una squadra non può, cioè per quanto possa essere in condizioni negative dal punto di vista fisico, non ti può crollare in quel modo. Tale da prendere 22 punti in 10 minuti e anche tecnicamente, non, cioè, ok, c'è stato lo stallino di Pistoia che ti ha fatto 7 su 8 nell'ultimo quarto, ma non c'è una spiegazione vera e propria per giustificare questo se non proprio un calo totale dal punto di vista mentale. È una squadra, la Virtus, che è riserva, lo diciamo, lo sappiamo ed è una cosa notoria da tempo. Credo che si debbano fare delle valutazioni per cercare di preservare quelle poche energie che ci sono e possibilmente aumentarle, quindi cercando anche di scegliere gli impegni nei quali devi veramente cercare di dare il massimo, e adesso lo si potrebbe fare in una certa misura. E niente, poco altro che sta di fatto che la Virtus in 40 minuti si è ritrovata da prima a quarta in campionato. Domenica va in casa della Reyer. Io, Jack, ti ripeto quello che dico da tempo. Io non sono così sicuro che la finale scudetto sarà Virtus Milano, per il fatto che le possibilità che le due squadre si possano affrontare prima, secondo me, diventano sempre più grandi di giornata in giornata. Perfetto, vado da Luigi, approfondiremo il tema Virtus, lo farete anche voi, però vorrei partire dall'acquisto di Marco Giuri, perché abbiamo parlato, caro Luigi, tante volte della campagna acquisti Fortitudo. Tu peraltro avevi evidenziato nell'ultima puntata di Tristi Jack che il nodo era la durata del contratto, alla fine si è optato per un contratto che terminerà nel 2025 ed è stato firmato questo giocatore classe 88, che insomma mi sembra tutto sommato un buon innesto, non è un fuoriclasse, non è oggettivamente un elemento alla Amara Alibegovic o forse anche alla Stefano Gentile, però Marco Giuri è comunque un buon elemento. Che ne pensi, Luigi? Beh, io penso che, l'abbiamo più volte detto, tutto passava da ciò che voleva in realtà proprio Kaya. Kaya aveva bisogno di un giocatore di esperienza. Giordano non gli è mai andato giù, non gli è mai piaciuto più di tanto. E quindi l'ha utilizzato quando proprio non sapeva come fare. In questo momento, in questo scambio, diciamo, la Fortitudo, spendendo poco o niente, è riuscita a portarsi a casa sicuramente un profilo che piace di più a Kaya per diversi motivi. Forse non ha le gambe e l'atleticità di un ventenne, però è un giocatore che ha esperienza, che ha più visione di gioco data dall'esperienza, quindi può gestire, non deve giocare 30 minuti come gioca Fantinelli, come è costretto a giocare Fantinelli delle volte. Bastano 18-20 minuti di qualità, ne giocava 25 già adesso, quindi giocare 18 minuti riempendo degli spazi lasciati vuoti, magari un po' da Panni, un po' da Fantinelli, e quindi poter giocare come combo guard e come play sicuramente con visione più da play di quanto ce l'abbia Panni. Perfetto, ogni tanto mi vedete fare dei sorrisi da ebete, ma qualche volta mi fanno delle foto per il sito del Battle of Malta, per cui mi trovate così, non è una paresi, è semplicemente
una posa che ogni tanto propongo, perché tra poco sarò appunto in diretta e vi lascerò. Max, è finito l'effetto banchi? Questa è la prima domanda. La seconda è, ti piace la sua gestione dei cambi? A me, francamente, come gestisce Zizic e anche Polonara, non mi fa impazzire. Premesso che Banchi ha portato la Virtus al play-in e per quanto mi riguarda un'Eurolega come questa è stata meravigliosa. No, l'effetto Banchi non è finito, è finita la benfica dei giocatori. Cioè, purtroppo la rosa della Virtus era quella, è limitata, non si è mai intervenuti sul mercato per cercare di allungarla, perché comunque i due giocatori che sono arrivati sono arrivati in sostituzione di altri due che se ne sono andati, quindi la rosa non si è allungata, le possibilità di ruotare per Banchi non si sono ampliate, quindi non è che sia finito l'effetto Banchi o che Banchi ci capisca meno di quanto ci capiva prima, come magari si potrebbe pensare leggendo sui social o leggendo in giro, dove uno dei trend topic in questo momento pare essere quello di Banchi out o Banchi che non capisce più nulla. Cioè, non è che Banchi in un mese si sia rincoglionito, cioè semplicemente la squadra è calata. Ti faccio due numeri rapidissimi. La Virtus tocca il suo top vincendo a Berlino contro l'Alba il 5 di gennaio. Da quel giorno cominciano ad arrivare le sconfitte di Reggio Emilia, la sconfitta del Maccabi, la sconfitta in casa del Fenerbahce e così via. Da quel giorno la Virtus ha un bilancio di 10 vinte e 15 perse. In particolare in Eurolega il bilancio è di 3 vinte e 10 perse da quel giorno. La Virtus sostanzialmente ha vissuto nel 2024 di rendita su quello che aveva fatto nel 2023, ma il discorso era che prima, tante squadre non erano al 100%, la Virtus lo era, Banchi è stato bravo a portarla subito al 100% e grazie a questo la Virtus ha potuto accumulare, a mettere quel fine in cascina che poi ora sta sfruttando, ora se la giocherà per arrivare ottava, nono, decima, ma secondo me in questo momento più che pensare ad arrivare ottavi, noni, decimi, secondo me sarebbe molto più importante pensare ad avere un buon posizionamento in campionato, perché tu mi dirai, Jack, vai pure, finisci. No, semplicemente adesso vi devo lasciare perché sto per andare in diretta, però finisci la riflessione che mi interessa. No, dicevo, perché semplicemente dico, tu è vero come tu dici, lo scudetto alla Virtus non cambia più di tanto, perché a Milano vincere uno scudetto non cambia veramente poco, però io dico anche, a Milano vincono lo scudetto ed effettivamente è vero, non cambia più di tanto vincere lo scudetto meno perché ne hanno tanti ed hanno un budget che è veramente pesante. In Virtus si sono vinti due scudetti in 23 anni, cioè non è che stiamo parlando di cifre spaventose. Quindi uno scudetto in più, secondo me, mettere tre scudetti in 24 anni, cioè, potrebbe anche essere qualche cosa che può essere importante in Virtus. Assolutamente sì, io so solo che mi sono gustato quei tre mesi magici, un play-in di Eurolega, tante emozioni, per me rimarrà una stagione bellissima e vi dico una cosa che può sembrare una follia, preferisco aver raggiunto un play-in in Eurolega che vincere uno scudetto. Poi qualcuno mi dirà, forse perché di scudetti ne hai visti tanti e di Coppe Campioni o Eurolega meno, è vero, però quei tre mesi per me valgono veramente più di un tricolore. Poi quando saremo lì magari avremo tanta voglia di quello scudetto, ma lascio spazio a te, a Luigi, agli ascoltatori. Io sto per entrare in diretta, passo dal poker dal basket al poker, vi saluto Luigi. Tutti e ci vediamo prestissimo, buon proseguimento con Tristi Jack, a presto ragazzi, okay. Ciao Jack. A presto. Allora Luigi, io direi di andare avanti su questo ragionamento. Magari... Sai cosa? Io facevo una riflessione, Max, e io dicevo, allora non ha mai calcato il campo, ma in questo momento c'era bisogno, in una fase in cui tu sei già nei play-in di Eurolega e hai un finale di campionato in cui i giocatori sono un po' stanchi, già utilizzi poco Zizic, ma proprio zero Menalo e devi salutarlo?
A questo punto non lo hai mai utilizzato in un anno. Non l'hai mai valorizzato perché non è che è arrivato come un giocatore proprio scappato dalle tundre. No, questo no, però sai, io posso, diciamo, in questa circostanza mi devo fidare di quelle che sono le valutazioni non solo di Banchi, ma anche dello staff tecnico che lo aiuta, perché ricordiamo che Banchi ha come suo assistente l'allenatore di una nazionale maggiore, cioè della nazionale finlandese, che sembra una nazionale di secondo piano, ma in realtà adesso la Finlandia comunque una certa credibilità a livello europeo l'ha raggiunta, cioè il capo allenatore della nazionale finlandese è un assistente di Banchi, quindi non l'ultimo scappato in casa. Stessa cosa anche per Serravalli. Ma anche Banchi, sì. Max, anche Banchi, sì. Poi ha portato Lomas, esatto. E non lo mette in campo, però ha portato Lomas e non lo mette in campo. E scusa, e da via Menalo un'ala forte e lascia che invece io ti dirò che, visto che si parlava già da un po' sia di lasciare andare Menalo, io pensavo che andassero a portare non a Trapani a Libegovic, ma Libegovic venisse qua in Virtus, ritornasse in Virtus anziché andare a Trapani, perché a Libegovic ha avuto delle partite anche bellissime. Sì, ma le minestre riscaldate non sono il pane di questa società. Tra l'altro, diciamo, vabbè, da quando è andato via sono andati via tanti giocatori anche che giocavano con Alibegovic, però diciamo che la separazione comunque a suo tempo non fu proprio, diciamo, a tarallucce vino, ma diciamo che Alibegovic andò via non contentissimo per come era stato trattato, non tanto dalla società, ma soprattutto anche per come era stato impiegato da Scariolo. Quindi credo che scusa Max, lo stesso problema ce l'aveva Bellinelli, poi ha fatto un campionato splendido. A me piaceva Alibegovic perché comunque messo in campo faceva il suo compito, e secondo me in questa squadra rimbalzi e presenza nel post, era un giocatore che poteva portare qualcosa. Sì, ma la domanda è: secondo te Trapani, c'è la Virtus, avrebbe offerto ad Alibegovic quello che gli ha dato Trapani per finire la stagione e per la prossima? La Virtus quei soldi li avrebbe spesi? Io credo di no, perché quello che Trapani darà la prossima stagione ad Alibegovic e quello che darà per finire questa stagione è un qualche cosa che la Virtus non vuole spendere per Alibegovic. Allora è un altro discorso. Se la Virtus se la Virtus non vuole in questo momento andare sul mercato, in un momento in cui si vedono comunque alcuni giocatori un po' stanchi, poi io sono dell'avviso che per quanto io abbia, tutti abbiamo sempre parlato strabene di Banchi, però sia stato un po' responsabilità di Banchi l'ultima sconfitta rimediata in campionato. Poi uno non dice niente perché sembra di fare lesa maestà, perché ci ha dato anche delle soddisfazioni incredibili, ma secondo me noi dobbiamo poi anche criticarlo, come lo incensiamo quando fa delle mega partite, come dobbiamo criticarlo quando ne buca completamente una. Luigi, se le responsabilità per quello che è successo domenica sera se le devono prendere tutti in egual misura, a partire dall'allenatore, che evidentemente non è riuscito a scuotere la squadra nella maniera dovuta quando vedeva che Pistoia stava rientrando furiosamente, ai giocatori che di fatto si sono consegnati alla rimonta di Pistoia. Le responsabilità vanno equamente divise tra tutti, cioè non c'è uno che è meno colpevole di un altro. Quando succede una cosa come quella che è successa lunedì sera, sono tutti responsabili allo stesso modo, non c'è qualcuno che è meno responsabile di un altro. Qual è stato il punteggio del quarto quarto delle due squadre? 32-10, Luigi, l'abbiamo detto prima. Allora, 32-10, scusa, ma è responsabilità dell'allenatore.
I giocatori no, perché magari l'allenatore... Ma i giocatori anche, però ecco, l'allenatore io gioco... Ascolta, ma io gioco, Max, ma io vado a giocare con... E io gioco con la panchina e non li prendo 32-10. Metto in campo tutta la panchina piuttosto. Capisci? Cioè, non è possibile che... In campo ci vanno i giocatori, Luigi. Poi magari l'allenatore gli dice delle cose sbagliate, li fa difendere male, non gli dice le cose giuste, non riesce a svegliarli, e quella è la sua responsabilità, e qui sono qui a non negartela. Però, come ti ho detto, sul parquet poi ci andavano gli altri 5 più quelli che sono stati cambiati. Poi ti torno a dire, sono convinto anch'io che Banchi stia facendo degli errori in questo frangente, perché lo scarso utilizzo di Zizic, lo scarso utilizzo di Lomac sono errori. Perché sono errori? Perché vuol dire la squadra sta già andando male, quindi cioè, non è da dire tocco la squadra, tocco degli equilibri consolidati, rischio di rovinare degli equilibri consolidati. Qui gli equilibri ti sono già saltati, quindi cioè, peggio di così non può andare. Esatto. Quindi, da questo punto di vista, Luigi, ti do pienamente ragione. Credo che Banchi e i suoi assistenti debbano farsi un esame di coscienza, debbano analizzare meglio la cosa e debbano trovare una. Cioè, ti ripeto, peggio di così non può andare. Quindi poi, devono trovare un minutaggio maggiore a questi giocatori. Ti aggiungo una cosa che. Con il Panathinaikos, che è secondo in Eurolega ed è uno squadrone, la Virtus ha fatto una partita che, tanto di cappello, chapeau, una partita splendida in cui poteva vincere la Virtus come il Panathinaikos. Sì. Allora, se tu qualche giorno prima hai spremuto la tua prima guardia, le tue prime linee in una partita del genere, tu devi capire, se sei l'allenatore, che forse è meglio giocare molto con le seconde linee, che di spazio ne hanno avuto poco fino a quel momento. Allora io preferivo perdere come è stato persa quella partita, però con Zizic e Lomas in campo per 30 minuti. Beh, Luigi, di questo discorso l'ho fatto una settimana fa. Cioè ti ho detto, di fatto la Virtus in Eurolega il pass lo ha già preso. No, io non dico che la Virtus debba sbracare in Eurolega perché si è già qualificata e arrivare ottavi o arrivare decimi cambia poco, nel senso che comunque sei dentro i play-in, magari parti da una posizione più sfavorevole, ma comunque per il valore che hai di squadra al massimo puoi fare un turno di play-in, ma sicuramente tra le tra virgolette magnifiche 8 che giocheranno i playoff, io la Virtus onestamente non ce la vedo, ma neanche al top della condizione in questo momento. E allora anch'io mi sono chiesto, guardando il Panathinaikos, mi dicevo più volte, ma perché devi fare questo? Ma perché devo vedere giocatori spremuti in questo modo? Devo anche dire che se Banchi da un lato l'ha spremuto, io però prima di buttargli completamente la croce addosso, mi piacerebbe anche sentire quali sono le disposizioni che ha avuto in società, perché magari gli possono essere arrivati anche degli input a Banchi da parte della società di dirgli: tu devi giocare con la miglior squadra possibile in Europa per arrivare il più avanti possibile in Europa, e quello che succede in campionato succede, però arrivare il più avanti possibile in Europa costi quel che costi, perché può essere arrivata anche un input di questo genere a Banchi, Ti senti di escluderlo? Sì. Cioè, no, non mi sento di escluderlo, però se io sono Banchi non spremo in questo modo, perché è stata una partita bellissima davvero. E io ti dico, io mi riservo per le ultime due partite, perché io voglio vedere a Milano, adesso voglio vedere una Virtus che vince. Contro Milano, però a Milano sostanzialmente il risultato ha un'incidenza che non è così forte. Non aveva un'incidenza neanche il Panathinaikos. È perché lo scontro vero è col Baskonia. Ok, ma io sono d'accordo, ma il problema è
io non spremevo prima e delle due cercavo di giocarmi molto forte Baskonia e Milano, e io cercavo di dare delle due col Panathinaikos un approccio più leggero per non avere problemi. Secondo me è stata sottovalutata Pistoia, è stata sottovalutata per quegli ultimi 10 minuti fatali che sono costati la sconfitta, e che forse lo stesso Banchi aveva già le braccia incrociate pensando di portarla a casa. Può anche essere, però prima, secondo me, prima di fare delle valutazioni di questo genere, secondo me occorre, secondo me, magari andando a parlare, chiedendo a Jack di andare a parlare con quel dirigente con il quale parla molto spesso ed è molto amico, chiedergli: ma scusate, voi avete chiesto a Banchi, costi quel che costi, di arrivare il più avanti possibile? Perché se è così, allora si spiegano tante cose. Ma questo sicuramente, Max, ma io parlo dopo, io allora però devo anche... Non posso, no, aspetta, non posso. No, aspetta, io però devo anche poi analizzare, io ho 3 partite davanti, arrivare il più avanti possibile non vuol dire cercare di vincere allo spasimo la più difficile, se uno ha un po' di esperienza e di strategia come Banchi, e poi rischiare di perdere le altre due perché i giocatori li hai sfiancati. Luigi, a settembre volevano mandare Lundberg in panchina, in tribuna. Cioè, beh, a questo settembre, perché volevano anche fare cassa con l'unico giocatore. Sì, volevano forzarla. No, Lundberg aveva già delle offerte che erano che quasi pareggiavano quello che prendeva in Virtus, ma erano di squadra di Eurocup. Offerte che Lundberg aveva rifiutato perché voleva rimanere in Eurolega, e di risposta la società ha detto: bene, tu non le accetti, tu vai in tribuna. Ok, in quel momento c'era un Lundberg poco utilizzato che però aveva mercato. La Virtus era quella di Segafredo, Zanetti in toto. Oggi la Virtus è anche di un 40% di un certo signor Gherardi, che è un signore che, se c'è da mettere un gettone, lo mette. Allora, secondo me, se c'è da mettere un gettone a 2,5 milioni, chiamano gettone. Bene, secondo me in questo momento, se c'è da mettere un gettone, c'è da mettere oggi. Tutto qua. Cioè, tu dici, c'è da prendere qualcuno, secondo te, dici? Assolutamente. Assolutamente. Perché se tu, allora, tu per quale motivo lascia stare che Menalo non ha dimostrato nulla perché non l'ha mai messo in campo, ma tu hai tolto un possibile giocatore dalle rotazioni per una squadra che è ancora in competizione su 2 fronti. Per me stanno sondando il mercato per un ulteriore giocatore. Per me. Io lo spero, il tempo non ce n'è tanto, io lo spero perché un giocatore in più sicuramente non può che fare bene a questa squadra. La speranza è poi che quando arriva venga poi fatto giocare. Ora, io non so dalla regia se dobbiamo andare in pubblicità o possiamo leggere qualche messaggio. Allora, ho risolto i problemi, scusate se vi abbiamo fatto partire così, ma mi è andato in palla il mixer. Ditemi voi se volete i messaggi o anche un audio, oppure se volete la pubblicità, decidete voi. Beh, andiamo in pubblicità e poi torniamo con tutti i messaggi. Va bene, perfetto. Ok, andiamo. A tra poco. A tra pochissimo. Da oltre 20 anni in centro a Bologna c'è chi si prende cura dei tuoi capelli. Massimo Riccardi Parrucchieri, specialisti in colorazioni e giochi di colore con l'utilizzo di prodotti di alta qualità. Massimo Riccardi ti propone anche il metodo B-Match, trattamento a base di ossigeno puro e principi attivi anti-aging della pelle e del capello. Massimo Riccardi Parrucchieri, in via Urbana 12 a Bologna. Bye.
Bologna Rossoblu e V Magazine. Tutti i mesi in edicola le riviste che vi raccontano tutto sul Bologna Football Club e sulla Virtus Pallacanestro. Eleganti in carta patinata con alcune delle migliori firme del giornalismo. Le trovi a solo 3,80 euro in tutte le edicole di Bologna e provincia. Se hai lo sport nel cuore, Bologna Rossoblu e V Magazine. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it. Puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Eccoci qui, allora ragazzi, vado con i messaggi, volete che iniziano i messaggi quindi? Sì, vai. Allora andiamo con l'audio di Marco. Buonasera, sono Marco. Beh, io credo che il buon Menalo avesse i portoni chiusi in Virtus. Nel suo ruolo hai Polonara, Scenghiglia e Michi. Quando vediamo in campo Michi al posto di Polonara, come nelle ultime partite, con Polonara che fa della gran panca, figurarsi Menalo quasi quasi, se la Virtus potrebbe trattenergli dallo stipendio il costo dell'abbonamento, perché sempre lì seduto. Sì. Magari i problemi della Virtus sono in altri ruoli, mancano un altro tipo di giocatore. Menalo, che ci sia o non ci sia, la Virtus cambia poco o niente. Sono d'accordo, sì. Io sono totalmente, sì, d'accordo. Allora, sono d'accordo anch'io, però secondo me quando tu fai uscire un giocatore, e anche se pur chiuso da tutte le parti in qualsiasi ruolo, in una squadra che è ancora su due fronti in corsa, tu devi portarmi quell'esterno, visto che parliamo di cosa ci manca, ecco, quell'esterno che manca. E speriamo che salti fuori. Reparto lunghi, Luigi, hai Dunston, hai Scenghiglia. Io mi spiego meglio. Non sto, tu sicuramente mai capito, ma sì. Cioè, non sto dicendo che Menalo, sentiremo la mancanza di Menalo, perché non l'abbiamo mai visto. Io dico semplicemente, esatto, che stai per affrontare dei play-in di Eurolega e stai per affrontare dei play-off del campionato, anche un giocatore che ti può giocare 5 minuti, 3 minuti a partita, ti fa comodo. Per questo poi torno al discorso di Lomas e Zizic. Bisogna farli giocare per capire se quando ci sarà bisogno loro saranno pronti. Su Lomac e su Zizic tocchi un nervo scoperto, e cioè tocchi un campo che ovviamente non può, è innegabile. In una maniera o nell'altra bisogna trovare la maniera per far fare dei minuti a questi giocatori. Per me, lo ti dico, non avendolo mai visto, io non ti posso neanche dire che cosa penso. No, certo. Non l'ho visto, quindi andiamo avanti con i prossimi messaggi. Allora, prossimi messaggi, partiamo con quelli che sono in questo momento su Facebook e YouTube. Mr. Vanderbilt dice, al di là dei soldi, Alibegovic ha voglia di giocare, e qui mi sa che non sarebbe entrato in chissà quale rotazione, quindi lui il primo, penso, a non voler venire. Vero, perché già in Eurolega aveva pochi minuti, ed è Luigi, se la Virtus cerca... nella prossima stagione cercherà di migliorare ulteriormente la squadra, non la vai a migliorare prendendo Alibegovic come diciamo da mettere all'interno del reparto lunghi. Allora io ho detto, per dire, nel senso che se tu dai via un giocatore che non calca il campo, sicuramente Alibegovic, per quanto chiuso, però al Bodrum giocava e realizzava, sì, anche bene. È un tiratore, è uno che sta sempre in post basso, post alto, è un giocatore che ti può servire, ma non è che gli avrebbero dato dei 10 minuti a partita, capisci? Quindi, d'accordo con il nostro ascoltatore,
Però secondo me questa Virtus deve tornare sul mercato comunque oggi. Luigi, se ci sono i fondi, se c'è nel salvadanaio è rimasto qualcosina per andare a prendere un giocatore che possa aiutare la causa, cioè la causa ha bisogno. Il discorso è questa società che da sempre, perché è una sua caratteristica, non ha mai preso dei tra virgolette dei gettonari, ossia dei giocatori che stessero qua uno o due mesi da qua a fine stagione, ma sempre preso giocatori in prospettiva futura, quindi prendeva giocatori che potessero andare bene sì per finire la stagione, ma che potessero andare bene anche per cominciare la prossima. Ora io in questo momento nel ruolo di esterno un giocatore che sia libero, che voglio dire abbia un costo che sia accessibile e sia un investimento che sia accessibile, onestamente non lo vedo, perché prendere un giocatore che ti migliori le parti esterni e che a cui tu possa fare il contratto anche per la prossima stagione ti viene a costare come operazione, tasse comprese, almeno 1 milione di euro. Beh, piano però, perché questa Virtus ha fatto un'operazione a gettone, che fece un'operazione a gettone che gli fece vincere una Coppa Europea con Georgievic, quando andò sul mercato e prese però l'operazione di Chalmers era un'altra cosa. Cioè, Chalmers era sì che ha poi fatto vincere la Coppa, ma è stato preso più per l'impatto pubblicitario che aveva su Sega Fredo che per l'impatto tecnico. Comunque ha inciso anche lui molto poi in quella finale, quindi secondo me questa Virtus non è detto che sia precluso un pescaggio nel mercato internazionale nelle ultime ore di mercato. Beh, Luigi, io so che tu comunque hai uccellini che ti riferiscono, quindi io lo prendo come un segno di buon presagio per il futuro. Andiamo con un altro messaggio. Allora, continuando, buonasera, diciamo che Banchi delle possibilità le ha date a tutti, sta anche nei giocatori farsi trovare pronti, alcuni sono impresentabili, dice Roberto Bassi. Io Luigi, poi lascio la parola a te. Sì, vero, però credo che ci siano stati giocatori che abbiano avuto meno possibilità di altri. Assolutamente. Cioè, Lomax, che in apparenza avrebbe dovuto essere un suo pretoriano, lo ha allenato in nazionale, di fatto quando gli hanno detto ti portiamo via Smith con i soldi ci rimane questo budget, chi prendiamo? Banchi ha indicato Lomas. Mi sarei aspettato, magari tanto per Lomas quanto per Zizic, che sicuramente hanno reso di meno di quello che si aspettava, però mi sarei anche aspettato, visto proprio il fatto, il contesto in cui sono entrati, cioè un contesto di una squadra in corsa, quindi molto più difficile entrare, mi sarei aspettato, visto e considerato che in Eurolega il bilancio del 2024 della Virtus è stato, scusami il termine, pietoso. Allora a questo punto, se devi vincere 3 partite e perderne 10, io preferisco che quelle 10 che perdevi, le perdevi magari facendo fare 20-25 minuti a Zizic, dandogli la possibilità di entrare nel meccanismo e magari averlo adesso in condizioni migliori di quelle che hai di quelle poi, che è ora. Poi lascio la tua opinione, Luigi. Sono d'accordo con te, Max. E inoltre, per rispondere al nostro ascoltatore, io dico anche che non è dirgli dai vai in campo, perché non sono i minutaggi, sono le motivazioni che un allenatore dà, e questo sono è il tallone d'Achille di molti allenatori. Se un allenatore non vede o gli gira male un giocatore, dopo pretendere che questo allenatore vada a motivarlo veramente non è facile. Tutti abbiamo parlato anche di Scariolo, che non aveva motivato probabilmente abbastanza Bellinelli. Poi Bellinelli dei playoff venne fuori quasi di rabbia più che d'amore per Scariolo. Si è motivato da solo Bellinelli. Esatto. Dopodiché però Banchi
gli ha dato un ruolo importante e sì, l'ha motivato e l'ha fatto diventare il miglior Bellinelli probabilmente degli ultimi 5 anni. Quindi io dico, motivare uno come Zizic, che è un giocatore che può essere molto importante sia in Eurolega che in campionato, e motivare un giocatore che dovrebbe essere un giocatore che conosci molto bene come Lomaz, secondo me non è solo, è motivare, non è solo dargli dei minutaggi in campo. Altro messaggio? E poi una sola domanda: perché prendere Lomas, ma l'avevate già spiegato, ma perché si deve dire bravo ad un coach che fa girare bene la squadra e non si può dire che Banchi ha perso diverse partite per errori tipo Pesaro, Pistoia, Reggio, Sassari, Cremone, la Coppa Italia? No, ma... è esattamente quello che cercavo di dire. Ma qui no, no, non è che si sta santificando Banchi, perché come ho detto prima, sono stati fatti degli errori anche da lui, però quello che ho sottolineato è il passaggio dal Banchi Santo, Banchi Monumento Equestre che avevamo fino a gennaio, a passare al Banchi Coglione, Banchi Non Capisce Niente, Banchi Out, che si legge a profusione in questi giorni. Cioè Banchi probabilmente non era Popovic prima, ma non è neppure un coglione ora. Probabilmente la verità sta nel mezzo, e secondo me occorre che ci sia un giusto equilibrio anche da parte di tutti per capire questo, perché poi è chiaro che quello che ti rimane nella mente sono le ultime cose che vedi, quindi hai già dimenticato i 4 mesi fantastici che ha fatto la Virtus da ottobre fino a gennaio, ed in mente hai quello che è successo da febbraio sino ad oggi. Ma la Virtus ha fatto tantissimo da ottobre a gennaio. Banchi ha preso una squadra che non era sua, l'ha presa 15 giorni prima dell'inizio del campionato e l'ha portata subito al 100%. Ora ripeto, non è Popovic, non è Nikolić, non sarà il fenomeno, non sarà un fenomeno assoluto, però non è neppure quel come ha detto lui, qui si passa in 3 giorni dall'essere un fenomeno a un coglione. Dico, non era probabilmente un fenomeno prima, ma sì, signori, vi posso assicurare, non è neppure diventato un coglione ora. Luigi? Ascolta, ma se non ci sono, sono d'accordo con te su questo. Se non ci sono altre domande, io tornerei sulla Fortitudo e su Giuri. Ho altri 2 messaggi, se volete li leggo, poi dopo parliamo di più. Vai. Uno dietro l'altro, così li sdoganiamo. Visto il ginocchio di Danny Boy, ci vorrebbe un buon play USA, sempre che il coach lo faccia giocare. E poi, questa è Barbara, poi Eugenio Lomas, ogni volta che ha la possibilità di giocare ci mette un gran agonismo e voglia, non mi sembra gli manchi la motivazione, mi sembra che gli manchino le possibilità di dimostrare quello che può fare. Poi concludo, ha cancellato l'ultimo audio, quindi vi lascio parlare di Fortitudo. Allora, okay. D'accordo con entrambe le affermazioni che sono state dette da chi ci ascolta degli ultimi 2 messaggi, sono d'accordo tanto per il play quanto per l'OMA, sono d'accordo con loro, non so te Luigi. No, assolutamente. Serve un play ora. Però l'OMA, una partita l'ha fatta anche buona oggi, adesso non ricordo quale esattamente. E secondo me era un giocatore che andava assolutamente utilizzato fino allo sfiancamento totale, allo svenimento per difendere e lavorare in quell'ultimo quarto tremendo e triste contro Pistoia. Luigi, una risposta flash: serve un play a questa squadra? Sì, per me sì. Anche le condizioni di Hackett. Secondo me sì, secondo me questa squadra ha bisogno di un altro play o di un play guardia veramente molto forte. E allora, dall'Eurolega, dalla Virtus alla Fortitudo, è arrivato Giuri, non è ovviamente Alibegovic, non è ovviamente Gentile che sono andati a Trapani, che ha fatto una... dopo aver perso la Coppa Italia di,
Via 2 ha avuto a fare le spese per mettersi al sicuro per quello che riguarda la promozione. Ricordo che a Trapani è andato ad allenare Andrea Diana, che era uno dei due assistenti di Scariolo, ricordiamo anche questo. Uh-huh. A questo punto Luigi si gioca per un posto per andare in A1, perché uno mi pare già segnato. Poi il campo può dire di tutto, può succedere di tutto, però quando vai in una serie di 5 partite, battere 3 volte Trapani la vedo dura. Allora, io la vedo molto dura in generale andare in A1 questo primo anno, perché è una bellissima squadra, è stata costruita bene, è una squadra che ha giocato sopra le aspettative, perché è una squadra che ha giocato sempre con quel quintetto, hanno giocato 6-7 giocatori a esagerare in tutto il campionato. È una squadra però che in questo momento, in questo rush finale, mentre gli altri prendono appunto dei giocatori importanti, decisivi direi, come Trapani, qui è stata praticamente allungata la panchina, perché Giordano non è mai stato visto bene da Caia, che è sempre stato durissimo con lui e non l'ha mai visto come un giocatore di basket né un prospetto, e quindi sicuramente con Giuri, che piace a Caia, perché Caia vuole giocatori d'esperienza, Giuri secondo me verrà inserito molto di più nelle rotazioni e sarà un giocatore da 18-20 minuti a partita. Quindi non so se questa squadra, per arrivare in fondo alla risposta sulla domanda, questa squadra l'obiettivo l'ha già raggiunto andando nei playoff. Passare 2 turni di playoff già sarebbe un bellissimo risultato. Diciamo che pareggeresti quello fatto dalla squadra dell'anno scorso, perché ricordiamo che comunque la squadra dell'anno scorso ha passato un turno e poi si è fermata in semifinale, battuta poi da quella Cremona che ha dato cappotto 3-0 a Forlì, poi nella successiva finale per andare in Serie 1. Però ti chiedo, il maggior azionista della Fortitudo, perché di fatto in questo momento Matteo Gentilini e Davide Malaguti sono i due maggiori azionisti in Fortitudo, avendo ciascuno il 25% delle quote. Ha detto: faremo di tutto per andare in A1 già da quest'anno, non ci tireremo indietro, l'A1 la vogliamo. La mossa di Giuri è coerente con questa affermazione, secondo te, o ci voleva qualcosina di più? Sicuramente, lo sai anche tu, ci voleva qualcosina di più, quindi faremo di tutto per andare in A1, fanno di tutti i giocatori in campo. Nel senso che se tu mi dici che fai di tutto per andare in A1, prendi almeno 2 giocatori, non solo uno, Giuri è un altro, però che deve essere di peso specifico maggiore. Però io sono già contento, faccio un passo indietro e ti dico, io sono già contento di questa Fortitudo che mi ha fatto divertire tantissimo, che mi sta facendo divertire tantissimo, in cui Stefano Tedeschi sta tenendo in equilibrio un gruppo di persone che magari prima non sarebbero neanche andate al bar a prendere il caffè assieme, e invece Stefano Tedeschi sta facendo da collante per questo gruppo di imprenditori che sono una buona base, direi, per ripartire l'anno prossimo, e l'anno prossimo con molta più serietà, ma lo vedremo dal mercato che sarà fatto, e speriamo che rimanga anche Caia, che ha un altro anno di contratto. Io spero che e teniamoci gli americani buoni, io spero che l'anno prossimo davvero seriamente si punti alla 1 e non solo ai playoff. Ma io credo, sì, stavo cercando le dichiarazioni di Matteo Gentilini, perché appunto volevo appunto commentarle con te sul fatto appunto che si cerchi, sulla volontà di poter di volere salire, ecco.
Beh, allora, guarda, allora, con tutto il rispetto per Matteo Gentilini e per Davide Malaguti, che è anche un caro amico, io dico, visto che Matteo Gentilini e Davide Malaguti non possono andare in campo a giocare, ma possono solo mettere un budget a disposizione per prendere dei giocatori, per volere a tutti i costi andare in A1, questo non mi sembra sia stato fatto. Poi probabilmente c'erano dei, io ti dirò di più, ti dirò sinceramente che in questo scenario in cui tutti sono impazziti, in cui Trapani compra dei giocatori che sono dei crack per la Serie A2, io delle due avrei fatto probabilmente la stessa scelta. Ecco, poi dire io vorrei andare in A1, cioè tutto può succedere, però io la vedo molto grigia e i giocatori sicuramente faranno di tutto per andare in A1, per sbucciarsi le ginocchia, perché Caia è veramente un grande generale in questo, un grande, anzi, proprio generale di campo, perché quasi entra lui in campo, come, e fra l'altro non come Messina, che si è preso una squalifica, sembra quasi una lesa maestà adesso per il turno di stop Messina. Comunque, vabbè, pagato la penale, torna in panchina, paga 3.000 euro e va, sì, torna ad allenare. Però questa è un'onta terribile. Comunque, tornando al discorso, ripeto, non è che basta dire vogliamo andare in A1 per andare in A1. Bisogna che i giocatori facciano il massimo e la società faccia il massimo. Secondo me, io per precisione, che dobbiamo a chi ci ascolta, voglio precisare il virgolettato di Matteo Gentilini all'interno di una domanda che gli è stata fatta. Dice: e vorrei chiarire una cosa: siamo 8 soci, a dicembre ci siamo trovati e guardandoci nelle palle degli occhi ci siamo detti di essere pronti a cercare la A1. Quindi diciamo che si sentono pronti per andare in A1, evidentemente hanno lavorato bene a livello societario, se viene detta questa affermazione, però se sei pronto a cercare l'A1, oltre a essere pronto a livello societario, lo devi anche essere potenziando la squadra in maniera da poterla andare. La mia domanda era questa: congiuri, l'hai potenziata ma in una forza tale da poter puntare l'A1? Io ho qualche dubbio, non so te. No, però comunque l'hai potenziata questa squadra. E secondo me le parole di Gentilini, che delle volte non è facile interpretare, perché si fa prendere dall'entusiasmo magari del momento e dell'intervista, però in questo caso quello che intende dire probabilmente è: siamo pronti ad affrontare un A1, cioè nel caso si andasse in A1, e io ne parlavo anche con Tedeschi, lui diceva: noi, perché sai, c'erano le chiacchiere che tiravano il piede indietro perché costerebbe molto di più, e invece Tedeschi e tutti i soci avevano detto: se noi intravediamo la possibilità di andare in A1, noi andiamo, perché dopo abbiamo già un progetto, una fase progettuale in grado di affrontare anche i costi di un A1. Tutto qua. No, ma assolutamente da questo lato bisogna fare solo i complimenti, perché comunque hanno continuato ad onorare quello che era il piano di rientro dai debiti, quindi la società sta continuando ad onorare questo piano, a rispettarlo e quindi a rispettare tutte quelle che sono le sue scadenze. Si sta lavorando per cercare di migliorare, si sta cercando anche di costruire un tessuto sociale maggiore e qui devo dare atto a Matteo Gentilini personalmente, che in questa intervista ha anche pubblicamente riconosciuto i meriti di Gianluca Muratori, che sta tra i tanti che stanno aiutando la Fortitudo, anche lui sta dando una mano significativa. Quindi dare atto a Matteo Gentilini, che nella stagione passata non era stato sicuramente tenero con Gianluca Muratori, però ha avuto l'onestà l'onestà intellettuale di ammettere, di dire che comunque una mano la sta dando anche lui. Quindi complimenti a lui per il lavoro che sta facendo e complimenti perché comunque sta ragionando da dirigente, cercando di tenere quanti più personaggi importanti possibili intorno alla Fortitudo.
Bene, Max, siamo in chiusura in questo momento. Io non chiedo. Ci sono altri messaggi? No, al momento non ne sono arrivate. Guardo, solo è arrivato un audio di Marco, ma credo che sia sulla Virtus. Ditemi voi. Beh, okay, bene, lo leggiamo per chiudere e poi salutiamo. Ok. Ari, eccomi. Beh, riguardo Banchi, diciamo che ha delle responsabilità, chiaramente, però ha... punto di vista, soprattutto in Eurolega, abbiamo vinto allo scadere di Lundberg. Purtroppo ultimamente stiamo perdendo delle partite con i tiri allo scadere di Lundberg. Scelte sbagliate, tiri sbagliati, purtroppo in campo c'è lui, tira lui e sbaglia lui. Altra cosa, questa Virtus aveva manifestato due problemi di base da inizio campionato, soffriva i centri avversari perché i centri avversari non avevano paura di giocare contro di noi. Guardiamo cosa ha fatto Baye a Brindisi e guardiamo cosa ha fatto ieri sera, l'altra sera, il centro di Pistoia. Con Zizic sembrava avessimo risolto la questione fino a un certo punto, perché poi quando Zizic non è in campo il problema rimane. E soffriamo le guardie o i play veloci, tiratori, gente che si costruisce il tiro, cosa che noi non facciamo. Una l'abbiamo quasi risolta con Zizic, l'altra l'Omash non è la soluzione. Bene, sì. Max, cosa osservazioni, dici? Osservazioni condivisibili. Io credo, Luigi, che se andiamo a vedere il numero di partite che la Virtus ha vinto negli ultimi 5 minuti nei primi 4 mesi dell'anno, andiamo a vedere quante ne ha perse negli ultimi 5 minuti questi ultimi paio di mesi, è la cartina di tornasole per leggere la differenza tra quello che era e quello che è ora. Cioè la Virtus in questo momento fisicamente non ha quelle forze che aveva 3-4 mesi fa per poter giocare fino al 40° e vincere le partite come le vinceva negli ultimi minuti. Ora i tiri di Lundberg che 2 o 3 mesi fa andavano dentro la retina, adesso si fermano sul ferro. Il problema qual è? Il problema è semplicemente fisico. I giocatori non hanno più quella energia, quella forza che avevano prima. Io la vedo così. Poi Luigi, di la tua io ti faccio una domanda. La Fortitudo a Agrigento va a vincere? Secondo me sì, mi dispiace per il nostro amico Marco Calvani che ad Agrigento allena. Beh, però secondo te va a vincerla? Secondo me la va a vincere, c'è il giocatore nuovo, c'è l'innesto nuovo. La Fortitudo, tra l'altro, secondo me è sempre stata una squadra sostanzialmente in buona salute, ha perso qualche partita, ma per le assenze e perché era corta di roster, ma non perché forse il debito di ossigeno. Coach Calvani però è stato esonerato. È stato esonerato. Sì, è stato esonerato da 2 settimane, mi sembra. Non ha fatto tanto, cioè non è una notizia che è girato tantissimo, comunque. No, certo. Perché non mi risultava. Bene, direi Luigi che siamo arrivati in fondo. Comunque, e invece la Virtus nelle 2 ultime partite contro Baskonia e Milano di Eurolega? Secondo me si va incontro a due sconfitte. Tanto con Baskonia quanto con Milano. Con Milano la Virtus vedrai che farà giocare tanti minuti alle seconde linee, perché c'è anche Venezia 48 ore dopo. E con Baskonia, secondo me, la Virtus cercherà di vincere, ma la Virtus di questo momento, secondo me, fa fatica a battere anche una squadra come Baskonia. E allora che dia spazio anche ai giocatori, a Lomas e a Zizic, perché solo in quel modo potremo capire se poi nei play-in ci possiamo guadagnare poi quei play-off finale, quella corsa finale, e magari riuscire a vincere anche una partita molto difficile, e comunque potremmo fare invece anche dei bei play-off in campionato. Comunque, Max, noi siamo in chiusura.
Quindi... sono le 19.09, abbiamo sforato di 9 minuti. Diamo un saluto, salutiamo tutti, ringraziamo tutti per essere rimasti con noi ad ascoltarci, e chiaramente vi diamo appuntamento a giovedì prossimo alle 18, sempre con Tris di Jack. Una buona serata a tutti da Max Focchi e Luigi Balduini. Ciao. Tris di Jack è consigliato da... Da oltre 20 anni in centro a Bologna c'è chi si prende cura dei tuoi capelli. Massimo Riccardi Parrucchieri, specialisti in colorazioni e giochi di colore con l'utilizzo di prodotti di alta qualità. Massimo Riccardi ti propone anche il metodo B-Match, trattamento a base di ossigeno puro e principi attivi anti-aging della pelle e del capello. Massimo Riccardi Parrucchieri, in via Urbana 12 a Bologna. Bologna Rossoblu e V Magazine. Tutti i mesi in edicola le riviste che vi raccontano tutto sul Bologna Football Club e sulla Virtus Pallacanestro. Eleganti in carta patinata con alcune delle migliori firme del giornalismo. Le trovi a solo 3,80 euro in tutte le edicole di Bologna e provincia. Se hai lo sport nel cuore, Bologna Rossoblu e V Magazine. Giraldi Editore, storica casa editrice bolognese con nuova proprietà dal 2011. I libri della Giraldi Editore li trovi nelle migliori librerie. Puoi consultare il nostro catalogo sul sito giraldieditore.it. Puoi seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Giraldi Editore. Radio Basket 108 presenta Tris di Jack con Jack Bonora, Luigi Balduini e Max Cocchi.